Ahojte všetci! Buongiorno ragazzi! Siamo in partenza per Roma per la 19esima giornata della Serie A Roma-Atalanta. Ci aspettano 7 ore di viaggio. Ci vediamo a Roma! Ados! Siamo di nuovo qua, diranno ieri ACE. Premettendo che abbiamo fatto una tappa ad Assisi, per quello che siamo arrivati qui così presto. Allora, sono solo le 2. E magari ci facciamo anche un giro a Roma, tu cosa dici? Sì, direi di avviarci verso il centro. Come dicevamo, prima di venire a Roma ci siamo fermati ad Assisi per un brevissimo pellegrinaggio. Faccio assurdo, a Roma sono arrivati i gladiatori. Per la mia squadra ho fede costante, il nostro vivaio futuro è presente, lo stadio è una bolgia, il calore si sente, la nostra è una fede per sempre, nessun avversario ci intimora. Allora, davanti al Colosseo speriamo di vincere la partita stasera. Ci tenevamo a venire a rendere omaggio ai gladiatori. Adesso selfie di rito. Tanta roba a Roma, tanta roba al Colosseo, ma tanta roba all'Atalanta. Allora, dopo una marea di selfie e foto fatte a sconosciuti, torniamo in hotel per prepararci all'Atalanta. Roma è sempre Roma. Beh, diciamo che sono le... che ore sono? Le 6. Sono le 6, ma le strade pullulano già di tifosi della Roma. Un pino di piume. Comunque sì, adesso direi di procedere ad un brindisi di buon auspicio per la trasferta. Tac, che roba. Uè. Allora, facciamo quindi un brindisi di buon auspicio all'Atalanta, a questa trasferta, ma soprattutto che vinca sempre solo lo sport. Buonissimo però, disseta tanto. Noi facciamo tantissime trasferte, ma non abbiamo mai trovato un nemico, abbiamo sempre conosciuto avversari con cui poi berci una birra, perché questo deve essere lo sport, questo deve essere lo spirito agonistico, non certo si deve andare oltre il limite del buon senso. Poi la cosa bella di queste trasferte è che noi siamo ancora quei ragazzi di vecchio stampo, no? che vanno al lavoro per pagarsi il viaggio, per pagarsi il biglietto, per pagarsi la trasferta vera e propria. E per cui lasciate sempre un like a questo video e iscrivetevi al canale, così che possiate darci un grande input per continuare a produrre questi vlog.
cochina. Una cochina bella fresca. Di sottofondo la canzone di Venditti. Ti aspettate. Che vinca lo sport, solo lo sport. Adesso sale, sono dico. Per questa grande partita, impressionante, inorgoglisce vedere il pubblico della Roma che è al completo, sintomo che questa partita è molto sentita. Partita appena iniziata ma già carica di emozioni. Grandissimo gol appena arrivati, figa! All'Atalanta, grande gol di Kupmeiner, un avvio di partita pieno di emozioni, l'Atalanta veramente incandescente. Pericolosissima azione della Roma, siamo al 35esimo. Bergamo, 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 Bergamo. Decisione del VAR. Impressione molto dubbio questo rigore. Dybala che dire? 6 minuti di recupero nel primo tempo, come sentite dallo speaker. Ammonizione di Mourinho, si conclude il primo tempo. C'è un primo tempo molto vivace, calcio di rigore a mio parere, dubbio, però sarà la domenica sportiva a dissipare ogni dubbio. Gol annullato, forse una spinta di troppo, ci poteva stare. Allora siamo al 68esimo, partita in equilibrio, temo che nessuna delle due formazioni voglia spingersi troppo in là, calcio d'angolo per la Dea.
e presa sicura del portiere della Roma. Situazione Atalanta, esce quasi Nasser. Dentro Scamacca. Dietro il campo. E fa il suo esordio Isaac Malcolm Yen. I tifosi della Atalanta sono forse possiamo ancora conservare un audio. Espulso Mourinho al 93esimo. Espulsione irrilevante per quanto riguarda la dinamica del gioco. Che riusciamo a uscire imbattuti. Dybala chiama i suoi, sarà l'ultima occasione. La Roma cerca un possesso palla difficile, la difesa dell'Atalanta si chiude a riccio, cross in fondo troppo lungo per poterci arrivare, cross in mezzo, ma purtroppo per la Roma la difesa dell'Atalanta chiusa riparte sulla destra, butta la palla su, credo che a questo punto sia finita, ed è finita 1-1, 1-1! Allora, recensione della partita, secondo me l'1-1 ci sta, è un buonissimo risultato per noi. Una Roma che non ha mai prevaso sull'Atalanta, devo dire che anche la formazione di Mourinho poteva essere più incisiva, però non è andata bene così. Speriamo di uscire al più presto perché si gela di freddo. Su Instagram ci commentano che siamo stati solo fortunati. Ma in realtà credo che l'Atalanta abbia tenuto bene la partita, ricordiamoci che giocava contro la Roma. Bon, non che va. Un auguro di buon rientro ai nostri colleghi di Bergamo. No. Ci vediamo domani mattina. Bene ragazzi, dopo una bella dormita siamo freschi e pronti per riattraversare tutta l'Italia, non senza una breve sosta in Umbria prima di tornare nella nostra Bergamo. La trasferta è stata impegnativa, ma il risultato ripaga ogni sforzo. Continuate a seguirci, lasciate un like al video e mi raccomando iscrivetevi al canale. Hashtag Dolce Vita, thank you for watching. A oggi. Ci vediamo in giro. Per il mondo. E quando scende la sera.
fratelli e i goi. Alla fine della fiera, nella dea ficca fu. O chi sa de smentega, o de segonci strascet, le te dura chi bega, coi soco a ter figliet. Perché no te racconti fatti, am velve pover gut, e perché a no ter del tus atti, al gana frega me.